la mostra dedicata a Van Dyck, Caravaggio e Sassolino, che è ospitata all'interno della Basilica Palladiana nel Salone Nobile della Basilica, è pensata come un omaggio ai vicentini, a chi abita in città e in provincia, ma anche a tutti i cittadini che verranno a visitare Vicenza dal 16 di dicembre al 4 di febbraio. La bellezza di questa esposizione non sta soltanto nelle tre opere, ma anche nel fatto che sarà possibile ammirare il Salone della Basilica, il Monumento Nazionale di Vicenza, in tutta la sua bellezza, cosa che normalmente non è possibile fare in una mostra con 60, 70, 80 opere, perché chiaramente non è possibile vedere, per esempio, la meravigliosa soffitto a carena di nave rovesciata che c'è in Basilica Palladiana. Quello che raccontiamo qui in questa mostra nella Basilica Palladiana è come a distanza di 400 anni tre artisti lavorino sullo stesso soggetto, certo in modi completamente diversi, come diversi sono i nostri tempi rispetto ai tempi di Caravaggio e di Van Dyck, ma quello che tutti e tre fanno è riflettere sull'esperienza del tempo, che è qualcosa che ossessiona l'arte. Il dipinto di Van Dyck, Le tre età dell'uomo, racconta l'inevitabile procedere del flusso della vita delle generazioni. Il piccolo bambino dormiente avrà la stessa età della giovane donna, poi dell'uomo maturo e infine del vecchio. Nel quadro di Caravaggio, San Gerolamo, piccolo minuto circondato da libri enormi, sta cercando di vincere il tempo e di concludere il suo compito, che è quello di tradurre la Bibbia dal greco al latino. E il teschio che ha davanti a lui gli ricorda che il tempo è poco. Nel lavoro di Sassolino è come se l'olio fissato nelle pennellate dei due grandi maestri fosse tornato ad essere fluido. Il titolo è No Memory Without Loss, non c'è memoria senza perdita. Continua quella ricerca sulla trasformazione della materia che sto facendo da un po' di anni. Mi piace lavorare con qualcosa che esiste ma sta già diventando altro, ed è in tono con il titolo della mostra, che è sul fluire del tempo. Perciò non è una materia solida, ma è proprio una materia che continua a trasformarsi. Insieme all'esposizione delle tre opere ci sarà una rassegna culturale. Tutte le settimane ci saranno convegni, concerti, addirittura danze all'interno della Basilica, tutte sul tema del tempo, che poi è il grande fil rouge che unisce anche le tre opere in esposizione in Basilica Palladiana.